Questo è il Rixos Seagate, un albergo speciale. Tra poco entreremo per farvi vedere le stanze, la spiaggia. Ci troviamo a Napca. Napca è una zona pianeggiante, quindi ottima per chi non ama fare scalinate o quant'altro. Il lato negativo di Napca è che siamo un po' lontani dalle zone di Sharm Vecchia e Hanama Bay, ma tutto sommato ci si arriva con 20 minuti di taxi o potete scaricare in drive e a volte può essere ventoso, non è oggi il caso. Dall'altro lato della strada c'è il Rixos Premium Seagate Aqua, dove c'è l'acquapark. Lo scopriremo più tardi, ma è importante ricordarsi quindi che ci sono due sezioni: il Rixos Premium, che sta direttamente sulla spiaggia, e quello che sta, diciamo, nella zona acquapark. I due alberghi sono collegati sottoterra da un tunnel, è comodissimo, quindi potete prendere la macchinetta dell'albergo e spostarvi. Qui c'è un campo da tennis spettacolare, uno dei più belli che ho visto a Sharm el-Sheikh. Incominciamo a scoprire questo albergo, andiamo. La reception. Quest'ampia sala circolare è un capolavoro architettonico. La sala è sapientemente divisa in due aree da un elegante colonnato e al centro troneggia un lampadario enorme, un vero e proprio pezzo d'arte che cattura lo sguardo degli ospiti seduti sui comodi divani e immergendo nell'atmosfera lussuosa mentre attendono il check-in. A pochi passi c'è anche un bar elegante che serve drink alcolici di ogni tipo. E poi appunto la reception, dove il personale del Rixos vi accoglie con professionalità e calore. Veramente, guarda, bravi ragazzi. Guardate che classe qui, invece di darvi il braccialettino che vi scortica il braccio, braccialettino usa e getta, questo si mette, vai anche in giro, sei anche un figo, insomma. Toglietevelo se andate a fare shopping, sennò capiscono che siete a Rixos, vi fanno pagare il quadro. Benvenuti nel paradiso, guardate! Havana Club, Malibu, Chivas Regal, ma tu Glenfiddich! Niente, io mi trasferisco qua, sto video va a venire male oggi. Allora, per orientarci un attimo, appena si esce dalla reception c'è questa terrazza dove ci hanno appena portato il cappuccino e subito dietro poi ci si apre l'albergo con le varie piscine intorno agli edifici e si arriva verso il mare. A proposito di cappuccino, la signora qua che lavora a Rixos mi diceva: ma che latte vuoi? Latte di mucca? Mi guardava strano, perché qui c'hanno il latte di mandorla, il latte di sedia, il latte di albero, hanno i vari tipi di latte, quindi se siete intolleranti a qualsiasi cosa, qui hanno la soluzione per voi. You have gluten free food? Sure. Ecco. Hanno anche cibo gluten free, anticeliaco e tutto il resto. La prima piscina del Rixos, un giardino tropicale dove la natura e l'acqua si incontrano, fanno un festino. Piccoli sentieri e ponti vi conducono attraverso giardini, palme, isolotti, cascate e fontane. Quindi, sempre per fare il punto della situazione, reception, prima zona con le piscine enormi, qua c'è questo palco dove la sera fanno degli spettacoli incredibili, delle volte portano DJ internazionali, per Capodanno ci sarà una cantante famosa, qui c'è il Kids Club. L'area dedicata ai bambini ha moltissime attività, giochi per più e meno piccoli, ma la cosa che io non ho mai visto dalla vostra stanza, lo vedremo più avanti nel video, voi potete osservare cosa stanno facendo i vostri bambini, un altro servizio unico del Rixos. La cosa bella qui è che passano veramente in continuazione, vedi in certi alberghi che devi aspettare un quarto d'ora, sembra che stai aspettando l'autobus a Roma, mentre qui ci sono più pulmini che persone praticamente.
Tutti gli spazi del Rixos sono pulitissimi, in ottime condizioni, c'è una fragranza nell'aria e ci sono una moltitudine di vicine. Una vicina al ristorante principale, l'altra dopo il palco, entrambe più energetiche rispetto alla prima che abbiamo visto. Poi c'è l'animazione per chi cerca un po' di più di movimento, c'è l'acqua riscaldata, quindi chi vuole venire nei mesi invernali, certo non è freddo come in Italia, però avere la piscina riscaldata è importante, quindi il massimo del comfort, un ambiente esclusivo intorno, insomma c'è bella gente, quindi bellissimo veramente. Proseguendo in questa passeggiata si raggiunge il mare, ma prima devo farvi vedere i ristoranti che ci sono qui sul mare. In genere negli altri alberghi trovi un piccolo buffet con qualche snack rinsecchito, arrugginito. Qui hanno portato il concetto di snack sul mare a un altro livello. Quindi proprio a ridosso del pontile avete quest'area dove, vedete, cucinano davanti a voi. Beh, insomma c'è di tutto, insalate, yogurt, frutta, gelato, dolci di tutti i tipi, poi è tutto preparato davanti a, c'è addirittura il Campari, alcol importato, tequila. A Sharm, non è che siamo in Italia verso il mercato e compri il Campari, qua, dove trovi il Campari? A Rixos, 600 fion a notte. Allora, questa è la nostra colazione a Rixos. Salute, fenomenale. Qui c'è addirittura un bar dove fanno succhi e centrifughe, vedete, già mi sento più in salute semplicemente guardando questo peperone verde. Facciamo fare un succo mela verde e carota. Vai, vai, credo. La spiaggia del Rixos si estende ampia ed accogliente. Gli ombrelloni sono allestiti con cura e il materasso dei lettini è morbidissimo. Ogni dettaglio è curato, incluso i paraventi che gli possono, che non solo garantiscono privacy, quindi se volete un attimo toccarvi, ma offrono un riparo dal vento, un ospite frequente in questa zona. Tutto attorno, elementi di design si fondono con la natura, creando scenari perfetti per una foto da postare su Instagram. Attento ad ogni dettaglio, il Rixos ha realizzato una spiaggia di sabbia morbida, cioè ha portato qui la sabbia, ma è importante sapere che non è tipica di questa zona. Infatti, durante le riprese del nostro video, la bassa marea ha rivelato un fondale roccioso, un promemoria della natura selvaggia che circonda questo luogo. Va bene, quindi se volete entrare direttamente in spiaggia, diciamo con acque graduali, c'è la possibilità. Se volete acque profonde, dovete fare chilometri e comunque portatevi le scarpe adatte per camminare sulla roccia. Quando dico chilometri, non scherzo, perché qui c'è il pontile più lungo di Sharm, è lungo 1,8 km, praticamente 3 volte lo stadio olimpico. È talmente grande che ci passa sopra addirittura un pulmino che porta i clienti, diciamo dall'inizio della spiaggia, alla zona dove c'è la barriera corallina. Su sto pontile c'è ogni comodità immaginabile, spazi dedicati per lasciare l'attrezzatura da snorkeling, docce dove potete subito sciacquare via, ce l'avete l'amico quello che appena esce dalla spiaggia si deve sciacquare il sale perché se lo sente sulla pelle, qui ci stanno docce ovunque, ci sono aree relax enormi con amache sparse dove potete abbandonarvi e godere della bellezza del posto. E per un pizzico di piacere più c'è anche un bar che serve drink rinfrescanti. Lo snorkeling è uno dei punti più belli in cui mi sono mai immerso. Ricordatevi che qui possono esserci correnti molto forti, quindi all'inizio è sempre meglio nuotare controcorrente, così se poi uno è stanco al ritorno la corrente ti porta indietro. Meraviglioso per me che sono abituato a stare qua a vedere i pesci, quindi tante volte faccio video sembra annoiato. Pensate per voi, barriera corallina e... ce l'ho detto, no? St-
Stiamo salendo, siamo al terzo piano, quindi credo che dobbiamo salire ancora. Per adesso i marmi per terra sono pulitissimi. Sopra c'è un cartongesso di media qualità. I marmi, insomma, vediamo la stanza. In questa stanza eleganza e comfort si incontrano in un ambiente che emana sofisticatezza e relax. Appena entrati sarete accolti da una palette di colori caldi e accoglienti che creano un'atmosfera serena e invitante. Il letto king size è il fulcro della stanza, con lenzuola di alta qualità e una testiera artistica che cattura l'attenzione. Oltre la zona notte c'è questa zona giorno, questo divano angolare è molto comodo per vedere i canali televisivi. Certo, io una rinnovatina glielo darei a questo divano. Poi c'è questa poltrona, è comoda Lisa? Spettacolare. Qui c'è questa zona bar molto carina, acqua, vino di benvenuto, potete farvi il tè, c'è una selezione di tè diversi, Lisa si è appena fatto un tè, patatine, caffè, quindi il caffè è anche buono, ce ne siamo appena fatti uno, non è Nespresso, è una di quelle marche che costano meno, ma insomma meglio di niente. Qui c'è anche il frigo bar e essendo hard all inclusive, ragazzi, il frigo bar potete bere, prendere tutto quello che volete, è tutto incluso. Andiamo a scoprire, abbiamo una vista sulla piscina, si intravede anche il mare qua, vieni, guarda, ci sta un po' di mare di là, una bella vista, si vede che i giardini sono tutti mantenuti perfettamente, qui c'è questo balconcino un po' piccolino, dobbiamo dire, ma probabilmente è il prezzo che si paga per avere la stanza più grande, dove comunque, insomma, la sera potete mettervi qua, ubriacarvi, drogarvi e fare giochi sociali di qualsiasi. Di canali italiani Rai 1, Rai 2... e Rai 3, se volete un po' di propaganda ce l'avete. Che storia, come sta giocando PlayStation. Ci sono Bein Sport, quindi i canali di calcio, se volete vedere la Champions League in camera è la prima volta che lo vedo, in genere tanti alberghi lo fanno. Stiamo cercando i canali italiani, guardate cosa abbiamo visto, c'è addirittura il video del Kids Club, quindi se avete i bambini al Kids Club potete vedere cosa succede in ogni momento. La hall. Comunque pure sto caffè è una mezza ciofeca. Il bagno è ampio, ci sono due lavandini, ci sono tutti i comfort, la zona dove si sbarbana è separata da dove si fa la doccia, cioè immediatamente dentifricio, sewing kit e tutto quello che ti serve, quindi se ti sei scordato qualcosa non devi telefonare in reception, aspettare che te la mandano. È arrivato il momento di andare all'altra sezione per scoprire l'acquapark. Adesso andiamo a scoprire l'altra parte del Rixos, quella dell'acqua parte, dove dobbiamo attraversare qui la strada. No, grazie caro. Prima di entrare all'acquapark devo per forza fare una menzione per il mio socio. Lui qua a questo negozio ci sono Rolex, argento e quant'altro. Questo bel ragazzo lavora per lui. E qui invece ha borse, coppie, falsi, Yves Saint Laurent, Lagerfeld. Insomma, venite qua, dite che siete amici del Buongiorno Egitto, contrattate. Però insomma, vedete, il punto è molto bello e molto pulito. Adesso vedremo l'acquapark, ma in questa sezione c'è anche un albergo, quindi vi faccio vedere velocemente delle immagini. Questo si chiama Lato Acqua. Mentre stavo riprendendo questo video era in fase di ristrutturazione, ma adesso dovrebbe essere aperto. Ovviamente stare dalla parte del mare è più comodo per chi vuole appunto fare il bagno di continuo, mentre magari se uno ha dei bambini può preferire stare qui nella zona acquapark e poi eventualmente attraversare la strada per arrivare al mare. Lo vedo un po' arrugginito, speriamo bene. Thank you, bro.
Wow, is... bellissima, ragazzi. Guarda Tiran, incredibile. L'acquapark è davvero divertente e ben tenuto, ci sono scivoli di tutti i tipi, ho contato 4 o 5 aree con scivoli di tipo diverso, alcuni bisogna scivolare con il tappetino, in altri c'è bisogno di prendere un materassino rotondo, più o meno grande, però un posto ideale anche per coppie, per divertirsi, non solo per chi sta con bambini, ovviamente è una situazione perfetta. Qui vi divertirete tantissimo. Guardate che bello, ragazzi, qui c'è un banchetto che passa con una scelta di sigari. Ci sono i prezzi scritti sia in lire egiziane, ovviamente, siccome qua ad esempio vi danno un Rémy Martin, un cognac, eccolo qua, col cognac ci sta benissimo, ci hanno tutti i prezzi dei sigari. Se venite all'Italia e volete portare 2 o 3 sigari buoni. Aquí tenemos el Cohiba siglo VI. Cohiba es una de las marcas más famosas cubanas. Esta es la forma tradicional de encender un habano, con cedrillos. Y estamos hablando de que el señor ha elegido uno de los habanos más famosos, el Cohiba siglo VI, el cañonazo también conocido. Pertenece a una de las líneas de la marca Cohiba, de las líneas Siglo, y es la línea de la marca que es la media, y todo el mundo le piace mucho. Cuando encendemos el habano, debemos de tener mucho cuidado de no ahumar la capa, y entonces por eso es que le doy vueltas, y ya al final utilizo... È arrivata ora di cena, è il tempo di parlare del ristorante all inclusive, il ristorante principale dove, per intenderci, vi fanno il sushi fresco davanti. Come vedremo, ci sono moltissimi ristoranti a vostra disposizione nel Rixos. Il ristorante all inclusive, certo, è il punto fermo dove si va a fare colazione. E ragazzi, c'è una quantità, una ricchezza di cibo e di offerta che a Sharm non si trova. Ora, ovviamente non siamo in Italia, quindi 100 grammi, 50 grammi di un cacio di pienza non valgono tutto ciò che si trova qui, perché la cucina italiana è il numero uno. Ma se parliamo di all inclusive, la ricchezza, la varietà di offerta che si trova a Rixos, io in altri alberghi di Sharm non l'ho vista. Certamente la qualità del Four Seasons è più alta, però ripeto, lì pagate 100 euro per una cena, 50 euro per un aperitivo, mentre qui è tutto all inclusive. Chef che preparano davanti a voi cucina a vista, ripeto, per standard di Sharm, ragazzi, parliamo del top. Non voglio rompervi, potrei fare 3 ore di riprese del cibo che c'è qui, fra colazione, pranzo, cena e snack. C'è di tutto e di più. Noi comunque abbiamo deciso di fare prima una piccola cena all inclusive per farlo vedere e poi andare di nuovo sulla spiaggia, perché ci sono addirittura degli chef privati che cucinano la carne solo per voi. Qui ci sono moltissimi ristoranti, dentro c'è la churrascheria, ristorante del Chus, il ristorante del sushi, il teppanyaki. Questa sera siamo di qui dove fanno la carne alla brace fresca. Come vedete stanno preparando filetti, spiedini e quant'altro. Il grande chefon. E
2 filet medaglione? Sì, facciamo 2 filetti e io ho 3. E 2 stick? No? Ma il khodar? È succulenta, reale, anzi direi fenomenale. Per mangiare iniziamo dal medaglione. Tanto c'è il coltello giusto col peso giusto, che non è che devi... già ti ha tagliato il pezzo di carne. Dentro c'è anche un po' di sangue. Wow, troppo buono. Mangiare la carne buona, ragazzi, è charme, non è semplice. Siamo a 8 ore dal Cairo, in mezzo al deserto, quindi la distribuzione è quella. Gran pezzo di carne. Complimenti Rixos, fermati là perché voglio assaggiare pure sta bistecchina. Perché se il filetto così a bistecchina promette bene. Si taglia, c'è un nervetto. Buono. Oh. Si scioglie in bocca, raga. Molto buono, molto buono. Ragazzi, scherzi a parte, negli alberghi a Sharm il sapore del cibo è sempre quello, perché bene o male la materia prima è quella. In certi ristoranti la cucinano meglio, in certi alberghi la cucinano peggio. Qui siamo veramente a un'altra classe, un altro livello. Non è come la carne mangiata in Toscana, nei ristoranti, ma per standard di Sharm, una carne che si scioglie in bocca, gustosissima, tanta roba. Qua dietro c'è l'area dello spettacolo serale e poi della discoteca. Devo fare una menzione speciale. Certi video io neanche vi faccio vedere lo spettacolo serale, perché negli alberghi a Sharm è tutta la stessa storia. Qui è veramente speciale. C'è stato uno spettacolo unico che mi ha addirittura emozionato. Era una pièce teatrale fondamentalmente, con ballo, era un musical. Bellissimi costumi, ci troviamo sempre in un albergo. Ovvio che non stai a Londra West End. Dopo è cominciata una festa con DJ, con energia bellissima che sta continuando. La maggior parte degli alberghi a Sharm hai la sensazione che dopo cena fanno lo spettacolino chiuso a casa, perché non ti vogliono dare da bere, non ti vogliono dare all inclusive. Qui stavo ordinando whisky Jack Daniels importato, non whisky egiziano, e versavano, lo sprecavano. Questo è un albergo che non bada a spese, quello che faccio io quando organizzo le escursioni. Oltre alla classica motorata, per chi cerca un'esperienza più esclusiva con quad e buggy di qualità superiore, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri amici più esigenti quad con motori 4x4 in condizioni perfette, buggy da 800 o addirittura 1000 cavalli. Parliamo della creme di quello che si può trovare a Sharm. Ovviamente hanno prezzi diversi rispetto alla classica motorata. Se vi interessa potete andare su buongiornoegitto.com e troverete i dettagli sia della motorata base che di questa che vedete, Lux. La vita serale, la vita notturna qua è, in mia esperienza, la migliore a Sharm el-Sheikh. Andai poi a dormire, una notte in preda a passioni dionisiache. Mi risvegliai il giorno dopo con un certo mal di testa e dissi: vabbè, andiamo alla spa. C'è la spa, Rixos, in altri alberghi te la fanno pagare, è una cosa che io non tollero che fanno qui a Sharm, mentre a Rixos mi mette a disposizione una bellissima spa. E quindi cosa c'è meglio di fare quando c'è la sbornia? Fare la spa. Questa ve la devo far vedere, io dico vabbè, non faccio vedere dentro la sauna perché tanto è una sauna. Guardate questo, è gigantesco, raga, cioè, ma non so se si vede, è enorme, è uno stadio, la curva sud c'è qua praticamente. Il Rixos Premium Seagate non è l'unico Rixos di Sharm. A pochi passi abbiamo il Rixos Sharm, c'è la recensione sul canale. Se volete saperne di più sulla zona di Napka, guardate questo video. Per darvi anche un'idea, fuori dal Rixos abbiamo attraversato la strada. E se volete mangiare diversamente, attraversare la strada c'è Abu Ali,
che è un ristorante tipico egiziano, mangiate con 5-10 euro fondamentalmente, e qui ci stanno tutta una serie di negozietti, insomma non fatevi intimidire, fondamentalmente la gente è molto, c'è anche il fish market che c'è a Shanbeck, il ristorante di pesce,